prima di iniziare questo video vi voglio... voglio dare qualche premessa. Non è un modo che... cioè, non me la sono presa con il ristorante in questione. Semplicemente è stata la mia esperienza in questo ristorante stellato in Sardegna che non ci è piaciuta e ve la vogliamo semplicemente raccontare. Anzi, vi invitiamo magari ad andare a provare voi stessi la cucina di questo ristorante perché vi potrebbe piacere. A me non è piaciuta, a Veronica non è piaciuta e ve la voglio raccontare. Sono passate 4 settimane da quando ho registrato questo video perché ci ho messo diverso tempo a decidere di pubblicarlo. Me lo avete consigliato voi perché voi avete detto: sì, ma se tu vai in giro a mangiare, a noi ci piace vederti e sentirti, non puoi giudicare sempre positivo. Avete ragione, perché è quello che voglio fare, perché lo faccio con passione in base alle mie capacità culinarie. Quindi, signori, nessuno me ne voglia, perché comunque lo staff è stato tutto molto molto gentile, ma ripeto, la cucina vedrete voi quello che ci è successo. Lasciate un bel pollicione in su. Ciao. È il secondo video che vedete da questa location. Siamo tutti carini, profumati, perché oggi andiamo a un ristorante stella Michelin. Ha preso il cavalletto? Sì, okay. Già ce l'ha in borsa. Andiamo al ristorante stella Michelin qui in Sardegna, quindi lasciamo subito un bel pollicione in su. Ci vediamo direttamente al ristorante. Questo posto siamo arrivati, sembra incredibile. Mamma, che bello. Baglioni Resort. Sì, sarebbe qua, sarebbe. Va bene. Ragazzi, mi sa che questo posto è un tantinello bellino. Non so se si percepisce. Allora, prego, signore. Per me spaghetti trafilati oro. A me un raviolo di melanzane assieme allo spaghetto con la sì. E poi per me un filetto di bue alla brace con poterini. Questo quindi un filetto di bue, la cotta della signora media ben cotta, ben cotto, sì, grazie. E a me una padellata di crostacei. Questo è molto interessante. Sì. Quando sono in menù degustazione è un po' alla sorpresa, come posso dire, non no, sai le cose. Non sono d'accordo, qui non si parla di menù degustazione, qui si parla che comunque sulla carta, oltre che secondo me, mio avviso personale, mi sembrano piatti un po' complicati da decifrare, non sono così immediati, e queste cosine non ci stanno, cioè questa è una roba che è fuori menù, te la portano loro perché è un entré, cioè è un benvenuto, capito? Che poi piatto mio 70 euro il secondo, il primo mi sembra 25-29, il tuo 40 il primo e il 2 no, sempre 20 il primo, 40 40 il 2 e 25 il primo, cioè quindi sono piatti belli pesanti, belli, diciamo, però io pago, però voglio vedere se no, però voglio vedere se ne vale la pena tutto qua. Quindi abbiamo questa entrée che purtroppo non mi ricordo assolutamente di che cosa stiamo parlando, però sono molto carini. Ok, perfetto. 14 gradi con Veronica ci divertiamo. Lo scatato alte 5, non so. Quello di ieri era 12, si sente che 14 gradi. Sì, sì, molto ne accorgerai. È bello, ha delle note dolci che vengono disintegrate a calci da note amare. Cioè, ti fa proprio dentro lo stomaco. No, diretto. Ti infuoca proprio. Cioè, infatti, già che c'è un mal di stomaco e bruciore, io credo che torno a casa morta. No, ho assaggiamo qua, va. Partirei da questo più piccolo. Che dici? Non ne ho idea, amore, ma chi si ricorda? Esatto. No, beh, certo. No, a te sì. Ok. Molto bene. Ah, ecco già questo. Questo è molto simile a quello che abbiamo assaggiato ieri sera col pecorino. No, è vero, bravo. Però qui è vero. C'è una nota di menta che pulisce proprio lo sfatto. Penso sia sempre pure di patata schiacciata. Questo è un ravioletto fritto. Tutto fritto. Oltre al sapere di sale. Ti dico, fino a mo' quello l'unico in mezzo. Mi hai mai visto lasciare? Vabbè. Un altro? Non mangio più un altro tuo, dai, sono per brutto.
su tre piccoli antipasti e due fritti. Sì, com'è sta scelta? Non chiederglielo. Non so, location veramente fuori di testa. Camerieri ce ne stanno tanti, tantissimo personale. Tanto si è visto là, no? Sì, penso di sì, amore. Il tuo video è partito un po' dissing. Stavamo valutando diverse cose. Pensa se mi si gira la fotocamera e riprendo loro. Sarebbe stratosferico. Comunque dicevo, è partito molto dissing. Lo ammetto, ma non è che è voluto. Nel senso che l'entrata, l'entrée, penso che si chiami, con due fritti non mi è piaciuta, non mi sono piaciuti assolutamente, mi sembra una linea già preparata, cioè non è fatta sul momento, mi sembra una linea già preparata. E poi mancano i poggia borda, se sono a Stella Michelin mi aspetto il poggia borda, non me ne vogliate, parlo di quelli dell'hotel, se vedete, ok, avete una struttura fantastica, però io assieme, signori, abbiamo il nostro panificio in casa, quindi abbiamo delle tipiche focacce, una con pomodorini, una con origano, poi abbiamo del pane di semi, della sfoglia, il pane integrale, e poi abbiamo dei grissini sempre fatti in casa e il nostro pane carasano. Perfetto, grazie. Questa cominciamo un attimo a parlare in maniera buona. Questa è la rovina mia e di Veronica. Sì. Intanto assaggiamo i grissini. Sì. Questi sono pure belli alla pasta. Buono. Buono. Mi piace. È buono di sapore? Molto buono di sapore. Ma mi sembra che non è, come posso dire, è fatto da un po'. Vuoi come rimane in bocca? Mm-hmm. Mamma mia che botta di sale. Che dici? Tanto. Non ti dico tanto del tuo perché sennò non ce la faccio. Vediamo con l'olio. Un ottimo olio. Come hai lasciato la pizzetta? Sì, non sembra sta roba. Quella del discanto. È riscaldata? Sì. Ah, ok, vabbè. Mezzata con la griglia e con la salsa di peperoni. Abbiamo le ragioli di manzane con il pomodoro fresco e con il peperoni. Grazie. Prego. Buon appetito. Grazie. Vediamo il restante. A te t'hanno messo, però devo passare la voce perché poi mi parte il romano. Ti hanno messo mezza ragosta, non tutta, mezza, però sembra bella cremosa. Mi sa se avete visto i piatti, ma secondo me sì, li avete visti. L'odore sa di pecorino, ripeto, io voglio bene, ma io dico quello che mangio, cioè nel senso che... Mamma mia! Mi chiedi, mi vieni, mi fai, mi assaggi uno dei miei e mi dici quello che ti sembra, mi dici quello che ti sembra, ma dillo con una facilità imbarazzante. Sì, sì, ma che ci senti te? Che cos'è secondo te? Allora, vi giuro, burro, spinaci e un po' di pecorino. Oh, non sa di niente. Ti prego, mi assaggi questo pomodoro. Mi dici se sa di pomodoro? Cercherò di non sporcarti, Mario, eh? Posso dire che si può pagare 8 euro questo piatto? Cioè, alla fine, se ne vale la pena, sì. Ah, per me già hai sbagliato da questo qua. Cioè, questo io penso che Cannoccio io avrei tirato un cazzo in testa. Senti,
a me mi dispiace, ma questa è la prima volta che io lascio un piatto. No, sarà parere mio personale, chapeau. Il piatto lo posso anche capire, ti dico la verità, il piatto lo posso anche capire. Ma il mio no. Io non mi piace. Al tuo sì, è cremoso, c'è sempre un po' di peperone brusco, l'amaro, ma direi anche che c'è. Oh, non me ne voglio nessuno, sono piatti. Cioè invece l'altra sera con lo chef Fabio porco due era un'esplosione di sapore ogni cavolo di piatto, ma le consistenze, le cose. Qui io ho visto un sacco dei difetti, mi dispiace. Il maître mi è venuto qua e fa, ma tutto a posto? Io non sono una persona che gli dice no, non mi è piaciuto niente, anche se dovrei, ma tanto penso che questo video purtroppo lo vedranno uguale. A me mi dispiace un botto. Ma che devo fare? Devo fare solo video dove faccio vedere caro Bebone? Che devo fare? Non è giusto, scusami, ma no, che credibilità ci avrei con le persone che mi vengono a seguire per vedere che dici Ciccio che mi ha 89 delle stelle Michelin? Pane, il pane subito, do quello dei bonci, non lo fa sta cosa qua. Ma non è lievitato, ragazzi. Cioè se c'era bonci, questo è un pane, toccalo, questo è un pane non lievitato che puoi fare a casa, non è lievitato, ragazzi. Io non voglio fare l'esperto, ma se io il pane lo prendo e lo schiaccio e diventa così, così, non è lievitato. Non è lievitato, fatto da loro ma non è lievitato. Guarda, quasi quasi le mettere sul tavolo per farle vedere. Se vuole poi riprendere dopo. Ah, ok, ma non abbiamo detto che facciamo tutto le fans. Beh, però tu dai gli spoiler, okay. Facciamo le storie con chi è storia. Volete vedere altri piedi? Ah, non andate sulla OnlyFans di Veronica. Dobbiamo fare un po' di pubblicità un po' alta. Dategli 2500 euro a Veronica, fa 200.000 foto di... Mignolo, non si dice mignolo. No, titolo, talattolo. Titolo, talattolo, buttolo, mignolo, pollice. No, ma che mi hai detto mignolo? Polluce, pollice, illice. E giù Giuseppe. Io ho 20 dita, quindi sono ancora più, posso essere più figa dell'altra. Capito? Bello sto video di Stella Michelin. Bello. Bello, bellissimo. Bello, reso un po' simpatico, se no era diventato abbastanza pesante. Devo dire la verità. Sì, ci vedere che tante c'è dei curiosi. Amore mio, tu già che hai chiesto la carne ben cotta. Perché? Sei un'ottima carne, ben cotta, però a te ti piace così? Io avevo detto meglio, tu hai detto ben cotta, avevo detto ok, forse sono i gusti miei e ho detto va bene. Perché io so i gusti tuoi. E per quello che tu butto per ben cotta, perché ti conosco. Allora tu mi devi criticare. Un pomodoro perché la nostra stessa di comune e viene fatta con la mia collegazione deve essere conosciuto Bruno e anche questo viene accompagnato con una salsa di zavaglio. Grazie. In particolare la scelta di servire un piatto di pesce, un piatto di carne con lo stesso accompagnamento. Molto particolare. Posso dire una cosa, una promessa? Che io ho un mal di stomaco, quindi se mi vedete molto nauseata. È anche quello. È più che altro perché c'è un mal di stomaco, un bruciore assoluto. Questo coso qui, e quindi, ripeto, diciamo, non aiuta. Questo coso qui avrei comunque in questo video evitato. Comunque evitato. Ma premessa perché sennò gente vuol dire ma che non è una salsa questa? Qui c'è il no aspetta no. Il fritto non lo posso mangiare, c'è una quantità di olio non me lo giuro, non trovo neanche ieri raga, mi dispiace, no. Mi stai assaggiando questo zabaglione che si sta smontando una cosa
Siamo da poco. Io non devo mangiare per tutti i giorni così, non posso più mangiare. Vabbè, dobbiamo andare molto leggeri, dai. Sono messa male. Messa malissimo. Ci vediamo più tardi. Perché. Forse sono pieno. Ma va bene così. Facciamo un recap. Poi facciamo un recap. Comunque, io non so se voi vedete che è una frittura moscia, cioè nel senso vedete che è piena di olio. Pure sta roba qua. Cioè. Non so, spero che voi vediate perché. Poi. Vedi? Però non è buono, cioè non è una scottatura buona. Questo, ve lo giuro, è pieno di olio. Pieno di olio. Neanche Rocco si freddi con lubrificante, raga. Guarda. Non si può idea. Ma tutti i ragazzini che mangiano per forza la carne? Sì, amore, sei proprio tu. Sono io. Cioè, io capisco il ben cotto, ma si vede palesemente che è secca. Oh, cioè, una cosa è ben cotta, un altro conto è secca. Se mi riprendi 7 ore, ancora sto masticando la carne. Vabbè, fammi vedere una foto dei piedi, perché... Non vorresti pagare un abbonamento di 20 euro al mese per dei piedini così belli? Quello del piede quanto è bello. Cioè, guardate che roba. Mo, la gamba è finita, però... No, vabbè, quello finisce cioè, subito. Dai, allora... 50.000 mi piace, e che è una cosa impossibile, poi in cui in un video stella Michelin, vabbè. Ti apri l'OnlyFans. Davvero? Dei piedi. 50.000 mi piace. Dai ragazzi, mi devo ripagare sto piatto. Altra cosa, sempre per rompere i coglioni. In una stella Michelin, tu non mi vuoi dare questo qui solamente spaccato qua. Cioè nel senso, non devo utilizzare le mani per mangiare una stella Michelin. Cioè, vado al Gigi Troione, faccio come una dei piedi.